Una buona serata, buona domenica. L'Abruzzo del pallone ritorna nonostante il cambio d'orario. Noi non andiamo un'ora avanti, sempre alle 19.30 per mostrarvi tutte le immagini del campionato di Serie D Girone F. Una giornata questa contraddistinta da un derby abruzzese, quello dell'Aragona di Vasto, vinto dalla Vastese 2-0 contro il Notaresco. Vedremo come di consueto le immagini delle altre gare. Nella parte finale vedremo anche il servizio di Renate Teramo 0-0, faremo anche un salto in Serie C prima di, stasera chiuderemo con qualche minuto di anticipo, accomodarci di fatto nel salotto di Diretta Stadio, che adesso è ancora vuoto ma poi si riempirà, per Lecce Pescara, posticipo della giornata di campionato in Serie B. Ovviamente in bocca al lupo ai biancazzurri di Bevi Pillon per una sfida molto molto bella, molto affascinante ma allo stesso tempo molto complicata. A proposito di Serie D, fatemi dare il benvenuto, perché questo è il nostro campionato di riferimento, fatemi dare il benvenuto ufficiale al Chieti, che torna nella quarta serie, vince il campionato di eccellenza e adesso l'anno prossimo sarà tra virgolette insieme a noi, sperando che sia un'altra protagonista di questo campionato, che è bellissimo perché si riapre perché il Cesena pareggia a Campobasso, il Matelica invece vince nettamente 1-3 contro il Forlì, e allora adesso le due squadre sono separate solo da 2 punti. Ma occupiamoci dei fatti di casa nostra, che riguardano campionato soprattutto, ma nel caso del primo ospite, che ringrazio, il presidente del Giulianova, Luciano Bartolini, buonasera presidente. Buonasera. Riguardano anche la Coppa Italia, perché oggi Giulianova sconfitta di Isernia, ma mercoledì return match al Franco Scoglio di Messina, dove si prevede anche l'afflusso di tanti tifosi giuliesi per una partita che può valere davvero tantissimo, può valere l'atto finale della competizione nazionale. Poi ovviamente con il presidente ne parleremo. E un ex Giulianova ma anche ex Pineto, sì, ex Nero Stellati, do la buona serata, nonostante sei giovanissimo, a Gianluca Parente. Ciao Gianluca. Buonasera. Portiere del Monte Giorgio, sì, oggi esatto. Non era in campo perché gioca Menegatti, oggi Monte Giorgio, 0-0 a Pineto con 2 rigori sbagliati. Esatto. Le storie che si intrecciano, tra le altre cose, è tornato a parare i rigori Clevis Sciba, insomma, che è stato tuo ex compagno a Giulianova, è stato ex giocatore del presidente. Insomma, vedremo le immagini, ma andiamo con ordine e andiamo di fretta, ovviamente, perché questa sera ritmi più serrati. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-637-060 e potete seguirci anche in diretta Facebook sulla nostra pagina di TV6. I numeri della giornata in Serie C e poi Serie D, perché vedremo, grazie ovviamente a Maurizio Daguin, regia, a tutta la nostra squadra, vediamo i risultati in Serie C, Girone B, con lo 0-0 del Teramo sul campo del Renate, Albinone Fermana 1-1, Imolese Triestina 2-1, Monza Gubbio 0-1, Pordenone su Tirol 0-0, così come Renate Teramo e Rimini Fano 1-1 tra San Benedettese e Verona, Vicenza Ternana 1-1 alle 20.30, Feral Pigiana, Vispesa Ravenna. Vediamo la classifica di questo raggruppamento oggi. Se chi ci ha seguito con il nostro Andrea Costantino, la nostra Aia Cantagalli, insomma, che vi hanno raccontato la partita non esaltante né da l'una né dall'altra parte, il Teramo si assesta a quota 38 punti, agganciato dal Gubbio che ha vinto una partita non facile con il Monza, però ridotto in inferiorità numerica, e poi via via tutte le altre fino al Fano che chiude la classifica a quota 30. In testa ovviamente c'è sempre il Pordenone, che oggi ha pareggiato 0-0 col Sudtirol. Serie D, Girone F. Vediamo i numeri di questa giornata numero 33 di campionato. Campobasso Cesena 0-0, Forlì Matelica come detto 1-3, Isernia Giulianova 1-0, Jesina Agnonese 1-0, Pineto Monte Giorgio 0-0, l'altro 0-0 di giornata. Recanatese Avezzano 2-1, San Giustese Francavilla 3-2, Sant'Arcangelo Sammorese 2-2, Savignanese Castelfiardo 4-1, Vastese Notaresco 2-0. Vediamo la classifica. Comanda sempre il Cesena, ma guardate, e se torniamo a qualche settimana fa, capite da soli di quanto si è ridotto il gap tra la prima e la seconda: 74 Cesena, 72 Matelica, 57 la Recanatese, che prende il largo su un gruppone che si giocherà l'accesso ai playoff, 53 punti il Pineto, 52 il Notaresco che chiuderebbe la griglia playoff, 51 Francavilla e San Giustese, 45 Jesina e Monte Giorgio, 44 Savignanese, 43 San Maurese, 42 il Campobasso, 38 Vastese, 37 Giulianova, 33 Sant'Arcangelo Isernia, 30 punti
Avezzano, Forlì e Agnonese, chiude la classifica il Castelfidardo, che di punti ne ha 21. Presidente, prima di vedere il primo servizio, che è il derby tra Vastese e Notaresco, le chiedo insomma la classifica per Jacopo. Allora, fermi tutti. Per Jacopo, un saluto da Jacopo Frasca, il bimbo allo Stadio Aragona e Forza Vasto. Io saluto Jacopo Frasca, lo saluto, è stato un bambino gentilissimo, oggi abbiamo fatto la conoscenza, complimenti per il nome, tanto te li ho già fatti. E poi devo salutare un altro Jacopo, sempre un bambino tifoso del Notaresco, che si chiama allo stesso modo Jacopo, quindi ai due Jacopi do davvero un grande saluto. È una questione personale, però insomma mi perdonerete questo excursus tutto personale. Comunque un saluto agli appassionati piccoli, che speriamo diventino dei bei tifosi da grandi. Presidente, rivedendo la classifica, possiamo dire è una sconfitta che probabilmente non ci voleva questa, un punto sarebbe stato preziosissimo, però possiamo anche dire dall'altra parte che il Giulianova ha un gap di sicurezza, se lo è creato settimana scorsa battendo il Campobasso? Ma oggi purtroppo è stata una bruttissima partita, penso una delle più brutte partite che ho visto quest'anno in Serie D, quindi da ambo le parti, sia da parte nostra che dall'Isernia, che per vincere ha fatto veramente poco. Però ecco, la nostra vittoria di domenica con il Campobasso logicamente è stata una vittoria di platino, perché ci permette domenica prossima di avere un altro scontro diretto con la Vastese, e se lo vinciamo arriviamo a 40 punti a 4-5 giornate alla fine, quindi abbiamo un ottimo punteggio. Purtroppo quest'anno noi siamo stati vincolati sempre dal fattore Coppa Italia, quindi nella partita precedente alla Coppa Italia, se andiamo a vedere, prima abbiamo quasi sempre perso. Certo. E niente, la squadra ci porta via comunque energie fisiche e mentali. Soprattutto mentali. Poi oggi avevo chiesto anch'io al mister di fare un po' di turnover nel possibile, perché oggi faceva anche molto caldo, quindi sì, giocare oggi alla morte, poi andare a Messina, quindi fare un viaggio lungo 12 ore martedì mattina fino a martedì sera, poteva insomma essere abbastanza pesante. Poi la squadra mercoledì sera si giocherà una semifinale, dove insomma è un anno che lottiamo per arrivare in finale, per portare in Giulianova un traguardo storico. Giulianova non ha mai fatto in quasi 100 anni di storia la finale di Coppa Italia di Serie D. I tifosi ce lo chiedono i ragazzi della curva, che sono 2 anni e mezzo che ci seguono sempre, e quindi cercheremo di regalare questa soddisfazione ai ragazzi, e ce la metteremo tutta mercoledì sera. Questo purtroppo porta via tante energie, però posso assicurare alla nostra città e ai nostri tifosi che domenica contro la Vastese rivedranno quella squadra che hanno visto domenica scorsa contro il Campobasso, e quindi non lasceremo nulla al caso. Quindi questa è una parentesi che ho cercato io nello spogliatoio fin dalla partita di far andare via il prima possibile. E niente, mercoledì e domenica abbiamo 2 finali, quindi le giocheremo al massimo. Recupereremo Romano Tozzi Borsoi, che per noi è un punto di riferimento, è un giocatore di una grandissima esperienza e di una grandissima insomma forza sia fisica che caratteriale. E che dire, mercoledì prossimo a Messina giocheremo insomma una giornata di grande calcio, no? Di quello che, certo, che tutte le società vorrebbero avere, vorrebbero giocare una volta all'anno, e cercheremo insomma di onorare i colori che indossiamo. Queste sono le immagini, intanto arrivano ovviamente messaggi per lei, Presidente. Questo è anche lo spettacolo del Fatini nella gara di andata, era fine febbraio, insomma è passato, la vediamo anche in panchina prima dell'inizio dare la carica. Comunque ne parleremo tra poco. Questa è l'accoglienza verso un ex mai troppo rimpianto come Oberdan Biagioni, che siede sulla panchina del Messina. Gianluca, rapidamente invece vengo da te, pareggio 0-0, partita, che partita è stata? Poi ovviamente la è stata una partita molto in bilico, alla fine loro hanno avuto un rigore come noi, e sbagliati entrambi purtroppo, perché sì, l'abbiamo sbagliato,
però alla fine è un punto che è utile alla nostra classifica. Certo. Cominciamo subito dal derby, così facciamo vedere al presidente i prossimi avversari. La Vastese di Aldo Papagni, che vince 2-0 contro il Notaresco, con un inizio di ripresa davvero al full di cotone. Il servizio. Non sarà bella da vedere, ma la Vastese del nuovo Corso Papagni è tremendamente cinica, non subisce gol, sa soffrire e quando può colpisce. E stavolta a farne le spese il Notaresco, che cade all'Aragona grazie ad un inizio di ripresa super che consente ai biancorossi di incamerare altre tre lunghezze che profumano davvero di salvezza. Consueto schieramento per Cudini, che ritrova Minella al centro dell'attacco, con Candellori che torna a fare la mezzala e Moretti e Laringe ai lati del bomber sudamericano. Schieramento prudente invece per i parlamentari di casa, ancora senza Leonetti squalificato e con Giampaolo la cui stagione è terminata. 3-5-1-1 per Papagni, con Sbardella, Del Duca e Iarocci dietro e Stivaletta alle spalle dell'unica punta Sciba. La prima emozione di una frazione che praticamente non ne regala arriva al 12° corner di Candellori. La difesa aragonese ribatte corto, ma bontà di prima intenzione, colpisce in maniera sporca permettendo a Patania di controllare un tiro centrale. Al 20° prova la risposta la Vastese, percussione centrale di Sciba stoppato dalla retroguardia Notareschina e la battuta di Palestini non crea problemi a Monti. La Vastese prova a non prenderle e lo schieramento in campo impedisce grandi occasioni. Si va per tentativi molto sporadici, come quello di Stivaletta al 36°, davvero velleitario. Sarebbe potenzialmente pericolosa invece la sua ripartenza al 45°, ma il centrocampista sbaglia totalmente il servizio per Sciba. L'inizio di ripresa però regala subito il vantaggio di casa. Azione insistita degli aragonesi. Di Giacomo rimette al centro un pallone che sembra innocuo, ma prende in contropiede l'intera retroguardia del Notaresco, che non chiude su Geni Russo. Colpo di testa e Monti è battuto dopo 475 minuti. Altro gol di un difensore della Vastese dopo quello di 7 giorni fa di De Meio. La reazione ospite sarebbe già in cantiere, ma si scontra con il gol capolavoro al 55° di Cristian Stivaletta. Sassata dalla distanza, pallone che bacia il palo e si insacca per il 2-0. Gol stupendo per Stivaletta, che esulta sotto la Davalos. Al 60° si rivede il Notaresco dopo minuti di sofferenza. Bontà prova da posizione defilata a battere Patania, ma la sfera finisce a lato senza deviazione. Ma sembra una Vastese trasformata quella che interpreta un secondo tempo a ritmi più elevati. Papagni richiama un applauditissimo Stivaletta per Cicerello, Cudini toglie Marcelli per Blando, ma Minella al 73° sfiora il gol che riaprirebbe il match con una punizione bellissima del centravanti che sfiora l'incrocio dei pali. La Vastese dall'altra parte, vicino al Tris al 77°, piazzato di Capellupo, ma alla testa di Sciba manca un filo di precisione. Dopo un miracolo di Patania a 5 dal termine, l'estremo difensore di casa prima rimedia sul compagno del Duca e poi rintuzza anche il rimpallo successivo al ridosso della sua porta. Non succede più nulla, la Vastese vince per 2-0 in camera, 3 punti d'oro nella rincorsa alla salvezza, e seppur si tratti dell'obiettivo minimo stagionale, essere ad un passo dal centrarlo è davvero una grande impresa. Questa squadra è la seconda difesa più battuta ed è riuscita a fare 2 volte a rimanere senza subire reti. Mettendo da parte i 6 punti, questo diventa secondario, significa che i ragazzi hanno compreso l'importanza della compattezza, dell'attenzione, della concentrazione, e quindi devo dire che questo dato va a merito di questi ragazzi, che veramente hanno mostrato di volere la salvezza della Vastese e che in maniera particolare si allenano tanto bene da avere i crampi a fine gara. Lei li mette in secondo piano, però 6 punti sono comunque 6 punti, sono fondamentali a questo punto del campionato. Sì, sì, assolutamente, ci mancherebbe altro. Sappiamo che abbiamo dato una bella botta alla nostra classifica, in una classifica importante ma che non è definitiva, non siamo ancora salvi. Per vincere questa mini lotteria di uscire dai play-out è importante continuare a lavorare con grande serietà. E prima della gara ho voluto nominare un allenatore a cui io sono molto legato, che non c'è più, che è stato un ex allenatore della Vastese, Vincenzo Cosco, e ho detto che al di là di quello che sarà il risultato a fine partita, quello che sarà importante di qui alla fine è ciò che diceva Vincenzo. Vincenzo diceva: chi lotta sino alla fine non perde mai. Sercudini, era oggettivamente complicato reagire dopo quell'1-2 di inizio ripresa. Beh, il problema è proprio quello, nel senso che sapevamo che la Vastese è una realtà.
realtà in questo momento che vive di folate, di entusiasmo, quindi se lasciavamo loro un po' di iniziativa sicuramente potevamo rischiare qualcosa, e così è stato, magari in una disattenzione che abbiamo concesso, e questo poi ha sbloccato la partita. Ci abbiamo rammarico perché abbiamo condotto la partita dall'inizio, abbiamo avuto il possesso palla noi, abbiamo, come credo la Vastese vorrebbe. Però vuoi dire, alla fine poi vince chi la butta dentro. Noi in questo momento siamo un poco concreti sotto porta. Il rammarico è quello del primo tempo, di non aver giocato soprattutto ancora di più per cercare di sbloccare la partita. Presidente, ha visto questa Vastese che magari non le prende e quando può cerca di ridarle, e ci è riuscito oggi, gli è riuscito la settimana scorsa proprio contro il Monte Giorgio. Come si affronta una squadra così? No, ma noi a casa nostra non stiamo a guardare a nulla di tutto ciò. Quando fischia l'arbitro dobbiamo mettere in campo tutta la cattiveria agonistica che abbiamo e la forza insomma, dei nostri giocatori, e dobbiamo vincere le partite. Sappiamo che il Fadini è il nostro valore aggiunto, la nostra tifoseria è famosa in tutta Italia, quindi ogni partita che giochiamo in casa sappiamo che abbiamo una spinta impressionante dal nostro pubblico, e quindi domenica mi aspetto un Fadini bollente, sperando che torneremo dalla Sicilia con la finale in tasca. Quindi se riusciremo a fare insomma il risultato a Messina, penso che domenica il Fadini sia un calderone, come certo. Si dice qui. Gianluca, voi le premesse di questa partita le avevate già probabilmente viste la settimana scorsa. Non una bella partita, che però la Vastese ha fatto suo con un gol di De Meio. Sì, la Vastese ci ha messo quella cattiveria che giustamente, per raccogliere i punti fondamentali per la loro classifica, era quella necessaria. Mm-hmm. E quindi sono riusciti a portare via questi tre punti, diciamo. Papagni ha detto, quando sono arrivato ho visto lo score dei gol presi, eravamo forse la peggior difesa del campionato, ed è lì che sono andato a lavorare. Io l'ho un po' tradotto, no? Ha detto proprio così. Ma in questo campionato, te che, ripeto, nonostante sei giovanissimo, ma lo conosci bene, è la difesa l'arma poi in fondo per arrivare a grandi traguardi? È proprio così? Più o meno sì, parte tutto da lì. E se sei organizzato, se riesci a chiudere molte traiettorie di passaggio e riesci a non prendere gol, penso che sia buona parte del lavoro per vincere una partita. Oh, peraltro, a Vasto, anche durante la gara, ma soprattutto al termine, c'è stata anche una contestazione nei confronti del presidente Bolami che noi abbiamo ascoltato. Non parla solo di questo, parla anche dell'allargamento della base societaria in casa aragonese. Insomma, ha ripetuto quello che Bolami ha detto, quello che aveva già anticipato, cioè che la prossima settimana di fatto verrà ufficializzato un nuovo socio, un altro se ne aggregherà. Comunque, per tutti i dettagli lo ascoltiamo nell'intervista. Presidente Bolami, dire che è una vittoria di platino, questo probabilmente è un eufemismo, un successo che vale tantissimo nella rincorsa alla salvezza, mancano pochi punti e mancano 5 giornate. Sì, la vittoria è importantissima, è una vittoria che dà morale, una vittoria che ci fa allontanare da questa classifica che non meritavamo dall'inizio, però purtroppo sono andate strane, e questa è un'altra strana, che dove ci fa capire tanti, tanti passaggi negativi, ci rimbocchiamo le maniche e se Dio vuole ripartiamo. Cosa hai imparato da quest'annata? Guarda, io sono sempre abituato a lottare, non mi alzo la mattina per lottare, cioè aumentare sempre quello che ho sempre da fare, ed è normale che sono annate dove ti fanno capire tanti passaggi, però non mi arrendo, sono uno che la mattina, come dire, c'è un lavoro, e questo è come il lavoro, bisogna alzarsi, riflettere, capire dove è sbagliato e ripartire dal prossimo anno se Dio vuole. Che voto dà Aldo Papagni? Voto 8, perché più che un grande allenatore è una persona che ha ricompattato questa squadra, perché questa squadra non ha da stare in questa classifica. È un allenatore di esperienza, forse in questi 3 anni di Serie D tante cose ho indovinato, e l'allenatore non l'avevo mai indovinato, forse che è la volta buona.
Abbiamo visto in settimana, insomma, ci sono trattative per l'allargamento della base societaria, ecco, se vuole fare un po' chiarezza, come stanno le cose, a che punto siamo? No, la Vastese è una macchina che corre, tutti fa piacere entrare in questa società, siamo persone serie, imprenditori, che lavoriamo per bene la Vastese e la gente si avvicina, e come è entrato il signore che annuncerò la settimana prossima, c'è un altro socio che entrerà, ma ripeto, entrano perché sanno come lavoriamo, noi abbiamo sempre costruito e mai distrutto. Angelucci, parla di Angelucci. No, vabbè, è un nome che si dice in giro, però fino a quando non è la sicurezza, la settimana prossima verrà presentato, persona che sarà con noi, ci ha conosciuto e sa che persone siamo, appunto. Un po' della contestazione durante la gara, anche al termine? Per niente proprio, ognuno deve fare quello che vuole, loro sono abituati forse a avere troppo velocemente, io faccio le cose con calma, la mia società facciamo le cose rette e corrette a lungo termine, forse sono abituati a stare in Serie C dopo un anno e poi fallire, cose che non abbiamo mai fatto e purtroppo è una società seria. Queste sono le parole di Franco Bolami, da presidente a presidente. Che cosa, come lo vive un numero uno di una società? La contestazione a Bolami, intanto ci scrivo, non riguarda il calcio, lui sa per cosa, però come vive un presidente una contestazione da parte della propria tifoseria? Cioè, dà più la carica per fare meglio, oppure un po', inevitabilmente siamo uomini, presidente, un po' ti abbatti? Oggi purtroppo i presidenti sono una categoria che stanno finendo, no? Perché il calcio è diventato molto difficile da fare, quindi bisogna, secondo me, insomma, aiutare chi è che vuole portare avanti una squadra di calcio, specialmente insomma, una piazza, ecco, come Vasto, come Giulianova, voglio dire, dove il calcio è, insomma, è sentito e ha una valenza molto importante. Purtroppo noi presidenti viviamo dei risultati, no? Puoi fare una squadra giovane che costa poco, se la squadra ti funziona hai risultati e tutti ti elogiano, no? Dicendo che sei uno scienziato. Se poi la stessa squadra per mille motivi non funziona, ti dicono che non hai la forza economica per fare la categoria, che insomma non capisci niente di calcio e quindi ecco qui che si è capovolta la frittata. Quindi è molto difficile fare il presidente. Beh, penso che dopo la vittoria di oggi però il presidente della Vastese possa stare un pochino più tranquillo, perché già la Vastese ha 38 punti, quindi un punto più di noi. Dovrà venire sia Giulianova, però già insomma, ha messo in cascina buon numero di punti. E sono piazze difficili che deve fare calcio. Certo, la Vastese era partita con altri programmi, forse secondo me il problema è che fare proclami all'inizio dell'anno su queste piazze è un'arma un po' a doppio taglio. Noi abbiamo sempre detto ai nostri tifosi che volevamo una salvezza tranquilla, ecco. E quindi insomma, stiamo nei programmi di inizio stagione. Probabilmente il presidente Bolami paga il fatto che insomma, aveva detto che aveva fatto una squadra che doveva stare nei piani alti della classifica. Certo, c'erano, anche se era stata molto modificata, però c'erano i sentori già dai nomi che erano circolati. Che potesse fare un campionato di alto rilievo. Bolami sa benissimo che non riguarda la stagione della Vastese, comunque continua a dire noi non, dico la verità, non sappiamo qual è il motivo, perché bisognerebbe essere all'interno del tessuto sociale per capire bene. Si parte per Messina, questo è un bel messaggio, peraltro fatemi ricordare che al girone d'andata il Giulianova vinse a Vasto con un gol, se non erro, di Mangia Casale. Di Mangia Casale. Ma soprattutto che tra Giuliano e Vastese, infatti scrivevano già magari un punticino a testa va bene a tutte e due, e che c'è una famosa love story tra, non so se una Stefano Lolli è una tifosa del Vastese. Simona della Vastese, tra Stefano Lolli, che infatti è un amico e ci scrive sempre, guarda sempre, che noi salutiamo, ma poi si è concretizzata, ma non lo sapremo mai. Io so che al girone d'andata a Vasto c'era uno striscione per farsi riconoscere. Vedremo se andrà in porto. Queste però sono le long story nuova? Queste sono le cose belle, ecco, il calcio dovrebbe essere vissuto in questa maniera, quindi è una cosa molto carina
e simpatiche. Bello, bello, bello così. Va bene, Presidente, cose meno carine. La sconfitta del Giulianova ad Isernia. Ci vediamo insieme al servizio. L'Isernia ospita il Giulianova per un altro delicato scontro salvezza. Terna guidata dal signor Nanaciato della sezione di Aprilia. Prosegue la protesta del tifo biancoceleste che diserta le gradinate dove si contano soltanto poche unità. Manto erboso dell'Ancellotta che si presenta in ottime condizioni in seguito ad una collaudata manutenzione nel corso della settimana. Cronaca della partita inaugurata da proteste abruzzesi per questo contatto nei pressi dell'area Pentra su Barlafante. Nessun provvedimento in questo caso da parte della terna arbitrale. 6:30 del grosso per il Giulianova, riceve da calcio d'angolo, si coordina ma mette soltanto i brividi a del giudice. Prende coraggio l'Isernia, schiena lanciato a rete, uscita Galeotta da parte di Pagliarini, un frettoloso frabotta tenta il colpo della domenica che non va a buon fine. 36esimo è la volta di Romano che dal limite lascia partire un destro troppo debole per impensierire il portiere avversario. 0-0 il parziale che manda le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa accade comunque poco, per un'azione devono trascorrere 20 minuti. Giulianova vicina al vantaggio, combinazione tra Di Paolo, Gori, ultimo tocco da parte di Antonelli, chiuso in corner da Fazio. Al 24esimo il minuto della svolta, proprio il centrocampista biancoceleste con la fascia da capitano da fuori segna un gol straordinario. Nulla da fare per Pagliarini ed è 1-0 in favore dell'Isernia che ha la chance addirittura di chiudere i giochi se non fosse stato per un super Pagliarini che con un miracolo nega la gioia della rete al nuovo entrato Petitti. Giulianova che tutto sommato nell'ultimo quarto d'ora non crea grossi grattacapi ai locali ad eccezione di questo calcio da fermo di Del Grosso sventato dalla retroguardia. Finisce con il trionfo biancoceleste, il terzo casalingo consecutivo, tra l'altro con lo stesso definitivo, quello di 1-0. Biancocelesti sempre in piena corsa per la salvezza, domenica prossima trasferta ad Avezzano per affrontare un'altra diretta concorrente cercando di evitare i pasticci di Castelfidardo. Presidente, rivedendola, che impressione le ha fatto? La stessa dal vivo, la partita? Ma dal vivo è stata bruttissima, quindi qui abbiamo visto pochissime azioni come quello che è stata la partita. Devo essere onesto, oggi abbiamo giocato contro, penso, una delle squadre insomma, meno attrezzate del girone. Questo è quanto penso io, è il mio parere personale. Oggi noi purtroppo, oltre ad avere delle assenze, no, di vari titolari, e non avevamo probabilmente la mente giusta, la convinzione giusta per portare a casa i tre punti. Però non fischiare questo fallo, ecco, di punizione dopo due minuti secondo me è stata una cosa... Fallo su Barlafante. Sì, sì, anche da munizione secondo me. Però sì. poi l'arbitro è stato... Cioè, dopo nell'arco della partita l'arbitro ha fatto una buona direzione di gara, quindi non nulla da ridire all'arbitro. Però... Mamma mia, dritto sull'uomo. Sì, sì, il cartellino c'è sicuro. Fallo neanche a dirlo. Salve, oggi il mister Bolzan ha completamente sbagliato. Aveva una formazione forte schierata contro il campo basso, un 3-5-2. E lui cosa ha fatto oggi? La frittata, partita persa per colpa sua oggi, speriamo per mercoledì. Ma guarda, troppo ingeneroso? No, io devo dire proprio, non so chi ha scritto questo commento, però posso assicurare che oggi il mister ha rimesso in campo la formazione con lo stesso modulo di domenica. E Tozzi Borsoi era squalificato e indisponibile perché aveva un piccolo problema insomma al flessore, quindi Romano nella eravamo limitati. Poi per il resto aveva Ferrini con un problema alla caviglia, quindi non l'ha potuto schierare all'inizio. Torelli aveva insomma pure lui un problema ad un fianco, quindi gli ha fatto fare un po' di riposo perché mercoledì c'è questa partita importante, perché domenica voglio dire abbiamo insomma un altro scontro diretto con la Vastese e lì ci giocheremo una gran parte della salvezza. Quindi ha fatto però una cosa, devo dire, che proprio per quello che ha scritto insomma il nostro tifoso, che la formazione che Bolzan ha schierato nel primo tempo ha giocato meglio di quella poi del secondo, dove lui ha messo in campo dei giocatori che giocano sempre titolari e che oggi insomma stavano riposando. Quindi voglio, il calcio è bello anche per questo, no? È vero tutto, ma è vero anche il contrario, certo, di tutto. E quindi cioè, accusare il mister oggi di aver sconvolto la formazione, dico io che non è una cosa giusta. Il mister ha le idee chiare per
per mercoledì e per domenica, ma finita la partita ho parlato con la squadra. Io oggi sono stato molto tranquillo prima della partita, perché poi questa è una settimana molto importante per noi, ma le ultime due partite della settimana sono quelle più decisive, quindi alla squadra fino alla partita l'ho detto, il bonus se lo sono giocati, abbiamo perso la prima delle tre, le altre due non si possono perdere. Quindi... Certo. Presidente, Puschi e Napolano, come stanno? Napolano ha preso una ginocchiata su un muscolo della coscia e quindi abbiamo preso il gol proprio perché il mister non lo ha voluto sostituire subito. E lui ha camminato per 5 minuti e insomma poi dopo l'ha sostituito perché il dolore non gli passava, quindi spero che facciano insomma sciogliere insomma questa contusione che ha in questi 2-3 giorni. Per quello che riguarda Fabio Fuschi, purtroppo ha accusato un indurimento del flessore prima nel riscaldamento prima della partita, ha fatto il primo tempo, però quando ha visto che non riusciva a scattare bene, Fabio ha deciso di non rientrare, proprio per non rischiare poi di farsi male e quindi di non essere a disposizione per queste partite. Però ci sarà mercoledì. Sì, mercoledì è a disposizione, adesso vediamo quello certo. Che ha, però non si parla di stiramento, è solo un indurimento. Quindi adesso... No, io glielo chiedo perché sicuramente da casa staranno... volevano fare questa domanda, ma c'è Fabio Fuschi per no, a Messina ci dovrebbero stare tutti, ecco, ho parlato con Romano prima di venire qui, oggi Romano non è nemmeno venuto a Isernia, quindi ha fatto piscina, mi ha detto le sue sensazioni, ha fatto vedere tutte le ecografie a diversi insomma dottori, quindi non ci dovrebbero essere problemi, quindi andremo a Messina con il massimo del potenziale a disposizione. Certo. Gianluca, prima di andare in pubblicità ti chiedo a te un giudizio sul Giulianova, dove sei stato in questa prima parte dell'anno, peraltro neanche a farlo apposta. L'ultima volta che il presidente Bartolini è stato con noi ti era rammaricato perché praticamente tu sei andato via poco prima di avere praticamente spazio, perché poi sarebbe andato via Sciba, è stata anche un po' di sfortuna, a volte ci vuole anche la fortuna nei tempi. Esatto. Sì, però che ricordo hai? Sì, ho un bellissimo ricordo con i compagni, con la società, pure col magazziniere, figurati. No, stavo bene, solo che giustamente mi mancava un po' di spazio e l'ambizione che abbiamo tutti noi giovani è di giocare, quindi ho cercato di andarla a trovare altrove. E poi il caso ha voluto che è andato via pure Sciba, però alla fine dai, io mi sono trovato bene, sono contento, tutto fa esperienza, diciamo. Ma io posso dire una cosa? Come no? Quello che posso dire io è che purtroppo con la questione dei fuoriquota, dell'età dei fuoriquota, i ragazzi che giocano in porta sono quelli insomma più penalizzati, no? Sì. Devo dire che Gianluca è partito, doveva essere il nostro titolare, no? Perché diciamo la verità. Quindi lui... Perché lui è... Tu sei 98. 98. Lui è stato con noi 5 mesi con una serietà incredibile, ha accettato poi il fatto che avessimo trovato un portiere 2000 che ha funzionato, no? Fino a dicembre, perché Sciba insomma ha funzionato molto bene, Giulianova. Proprio perché Gianluca è stato un ragazzo esemplare, proprio perché è anche un ottimo portiere, quindi sì. Insomma gli auguro tutto il bene possibile. Assolutamente, noi anche gli auguriamo tutto il bene possibile. Intanto l'ennesimo messaggio pre-incontro, questo famoso incontro, a questo punto sia a Simona che a Stefano Lolli, io chiedo, a questo punto dovete, settimana prossima voglio la testimonianza fotografica dell'incontro, perché lo vogliamo, perché vi abbiamo accompagnato praticamente quasi fino all'altare tra un po'. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, intanto iniziati gli esercizi di riscaldamento a San Siro per l'Inter che alle 20:30 gioca contro la Lazio, con un sottile vena di cattiveria me la mettono dalla regia, le immagini pre-gara. Grazie comunque a Maurizio da qui in regia e non solo a lui. Ci fermiamo per la pubblicità, poi rientriamo ancora con il Giulianova e poi tutte le altre partite di Serie D, tra poco. Di nuovo insieme, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. E adesso ci spostiamo al Mariani Pavone di Pineto per vedere lo 0-0, ma non senza emozioni, tra Pineto e Montegiorgio. Vediamo il servizio, ovviamente firmato per noi, da Roberta Di Sante.
Festival del rigore mancato al Mariani Pavone tra Pineto e Montegiorgio termina 0-0, ma con un errore dal dischetto per parte che pesa sul risultato finale. Leggero turnover per mister Amaulo rispetto all'11 che ha battuto il Cesena. Il tecnico di Porto San Giorgio sceglie Sciba tra i pali, ritrova nel 4-2-3-1 Pepe in difesa, ma perde Orlando sostituito da Mazzei, mentre in avanti il riferimento centrale è Cruz con Tomassini in posizione defilata. Risponde Paci con un 4-3-3 che annovera Ghiani, esterno basso a sinistra, Omiccioli a dettare i tempi a centrocampo, mentre il tridente è composto dall'ex Mariani, Marchionni e Calamita, schierato nell'insolita posizione di esterno alto. Il Pineto approccia bene la partita. Al settimo, bello scambio Esposito Tomassini-Marianeschi che porta il centrocampista alla conclusione, poco potente però, può bloccare a terra Menegatti. Al sedicesimo i biancazzurri conquistano un buon calcio di punizione, ma Tomassini spedisce oltre la traversa. Al 27esimo infortunio muscolare per Pronsmens, al suo posto Albanesi. Il Montegiorgio, chiuso nella propria metà campo, si limita a difendersi, con il Pineto che cerca di imporre il proprio gioco senza però riuscire a trovare il bersaglio grosso. Amaulo cambia modulo col centrocampo a rombo e le due punte più vicine. Il gioco sembra più fluido. Al 28esimo è ancora Marianeschi ad andare vicino al vantaggio, quando servito da Esposito sulla destra rientra bene ma strozza il tiro che termina al lato. In avvio di ripresa al sesto, l'episodio che potrebbe cambiare gli equilibri del match. L'arbitro Fantozzi di Civitavecchia sanziona con la massima punizione l'intervento in area di Biasiol su Mazzei. Dal dischetto Tomassini non si ripete, la conclusione è centrale e Menegatti può deviare in corner. La gara non decolla, ma ci sono più spazi rispetto alla prima frazione. Amaulo decide di cambiare ancora, fuori Camplone, Pietrantonio e Tomassini, dentro Marini, Ciarcelluti e Fratangelo per avere maggiore movimento sulle fasce. E al 26esimo arrivano i primi frutti, prima Marianeschi, poi Fratangelo vanno alla conclusione, si salva in corner la difesa. Passano due minuti e Ciarcelluti serve centralmente Cruz che fa da sponda per l'inserimento ancora dell'ex Teramo, che però calcia sull'esterno della rete. Break del Montegiorgio al 29esimo con la gran botta dalla distanza di Pellizzi deviata da Sciba. Sugli sviluppi del corner la sfera spizzata da Terrenzio attraversa pericolosamente tutta l'area. Ora le squadre sono lunghissime ed entrambe le compagini possono sfruttare le ripartenze per far male, e proprio una di queste al 33esimo potrebbe essere fatale al Pineto, quando Marini commette fallo in area su Albanesi. Calcio di rigore questa volta per il Montegiorgio. Marchionni dal dischetto angola, ma Sciba compie il miracolo tornando il pararigori d'inizio stagione e salvando letteralmente il risultato. L'ultimo sussulto del match, il diagonale velenosissimo di Cruz che fa la barba al palo. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce uno 0-0 non soddisfacente, ma che permette al Pineto, in virtù della vittoria della Vastese sul Notaresco, di conservare la quarta piazza. Buon punto per il Montegiorgio, che riceverà domenica prossima la visita del Cesena. Mister Amaulo, dopo la prestazione spumeggiante di Cesena arriva oggi uno 0-0, sul quale forse un pochettino di rammarico c'è, non solo per l'episodio del calcio di rigore sbagliato, ma forse qualcosina è mancato a livello di magari di proposizione offensiva. Ma io direi che ogni partita ha la sua storia. Oggi dobbiamo fare la partita contro una squadra solida che ha dei numeri importanti, e lo sapevamo perché nel corso di questo campionato è riuscito a fare 6 vittorie consecutive e non è poca cosa. Ha preso in 12 partite 2-3 gol, quindi sapevamo la solidità della squadra che avevamo di fronte. Quindi, come ho detto prima, ogni partita c'è la storia a sé, ci abbiamo provato nella prima frazione, forse la manovra è stata abbastanza fluida e siamo mancati negli ultimi 16 metri, come ci è successo anche la gara con Lutaresco. Poi l'episodio poteva decidere la gara, come l'ha deciso domenica Cesena nel calcio di rigore, purtroppo oggi non è andata a buon fine, però ci abbiamo provato fino
su ogni circostanza con i giocatori che sono entrati. Spesso abbiamo trovato, diciamo, l'imbucata sull'esterno con Frattangio, con i terzini, è mancata la zampata vincente, però abbiamo creato, la squadra ha dato tutto, quindi dobbiamo accettare il risultato senza rimpianti, perché abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare contro una squadra solida che chiudeva bene il campo. Quindi adesso pensiamo alla prossima gara con il Castelfidardo, dove magari tutti già hanno messo 3 punti in classifica, invece non sarà così, perché l'ha dimostrato domenica scorsa il Castelfidardo battendo Risenna, che è in piena lotta per la salvezza, e quindi dobbiamo affrontare la partita con il piglio giusto e interpretarla bene, perché sicuramente avremo delle difficoltà se non andremo concentrati e interpretiamo bene questo tipo di partita. Rientriamo, non ascoltiamo Massimo Paci, che però potete vedere e ascoltare sulla nostra pagina YouTube, anche sul nostro sito www.tv6.it, perché abbiamo Gianluca, a cui chiedo invece per parte Montegiorgio. Ti chiedo, Gianluca, se insomma voi affrontavate un avversario come il Pineto, che era appena reduce dalla vittoria di Cesena, e immagino che l'abbiate preparata con particolare attenzione, perché di fronte c'era una squadra che comunque metteva un po' di paura. Beh sì, il Pineto è una delle squadre più attrezzate del campionato, se si può dire, e il mister prepara sempre le partite con molta attenzione. Comunque siamo scesi in campo sapendo più o meno cosa dovevamo fare, cioè, e il mister l'ha preparata bene. E sfortuna sull'episodio del rigore, e quello a favore nostro, e poteva andare meglio, perché nell'ultimo potevamo portare 3 punti a casa. Però diciamo che questo punto è utile alla nostra classifica. Per un certo periodo di tempo il Montegiorgio è stata la sorpresa vera del campionato. Sì. Mi pare 6 vittorie consecutive che abbiate messo insieme, tutte insieme, con una rimonta spaventosa. A quel punto un po' ci credevate a poter centrare la qualificazione playoff, oppure siete sempre un po' rimasti scettici su... No, beh, le vittorie che sono venute fuori sono sicuramente merito del gruppo, perché il gruppo è solido, il mister è bravissimo nella gestione, quindi diciamo che tutto quello che è venuto la squadra se l'è guadagnato. E per quanto riguarda il discorso playoff, cioè noi giochiamo e cerchiamo di far bene ogni partita, quello che viene di positivo prendiamo, perché comunque come a livello di squadra abbiamo fatto tanto in questo campionato. Ti chiedo, visto che sei un ex anche del Pineto, come mai a volte questa squadra riesce nelle partite complicatissime, e quella di settimana scorsa era forse la più complicata di tutte, ad esprimere il meglio di sé, poi spesso e volentieri magari si incarta in quelle partite che alla vigilia sembrano un po' più semplici? No, vabbè, il Pineto è un'ottima squadra, e giustamente ha fatto il risultato a Cesena, che è la piazza più, una delle piazze più importanti del campionato. Forse non è riuscita ad approcciare nel modo migliore la partita, siamo stati bravi noi, comunque tante situazioni, e io penso che non ci sia un motivo vero e proprio per questa situazione, diciamo. Presidente, a questo punto riparto da quel Cesena che il Pineto ha battuto la settimana scorsa, ma secondo lei a questo punto chi lo vince il campionato? Perché noi ci abbiamo rinunciato a fare i pronostici, perché ogni volta che diciamo vabbè oramai è campionato chiuso, vediamo la classifica, poi ogni volta che diciamo campionato chiuso il campionato si riapre, sembra quasi che ci ascoltino. 74-72, a questo punto l'abbrivio è del Matetica, vediamo la classifica? Ma... io vedo la classifica e sorrido, perché non so se lo sapete, ma il Cesena, l'ultima partita del campionato... Sì, c'è la Giulianova! Andrà al Fadini, quindi io spero per il Cesena che abbia vinto il campionato, e spero che noi del Giulianova ci siamo già salvati, altrimenti non oso immaginare quello che sarà il 7 maggio al Fadini. Che dire, non so, secondo me il problema del Cesena è inverso a quello del Pineto, nel senso che queste grandi piazze dove insomma si fa un calcio professionistico da sempre, quando hanno insomma questi problemi che falliscono e vanno nelle categorie inferiori, gli succede sempre una cosa, che quando vanno fuori casa per tutti è la partita della vita. Sì. E quindi che succede? Che succede che il Pineto, che è un'ottima squadra per questo campionato,
quando il Pineto va a Cesena gioca la partita della vita, sì. E il Pineto ha dei giocatori che hanno fatto delle categorie superiori come quelle, sì, di Cesena, sì. Quindi le motivazioni hanno un ruolo importantissimo nel calcio. E quindi per il Cesena giocare ogni volta fuori casa è, insomma, è lottare fino alla fine per portare a casa il risultato, cosa che il Matelica probabilmente non ha, perché il Matelica fa questa categoria da tantissimi anni, tutti sanno che è una delle squadre più forti ogni anno e l'affrontano con un piglio diverso rispetto a quando arriva il Cesena. Mentre il Pinedo, secondo me, la difficoltà che ha è proprio perché ha una squadra molto forte, ben attrezzata, giocando in casa e non avendo un pubblico magari come quello del Fadini, le motivazioni gli giocano contro, insomma, al contrario, no? Cioè i giocatori hanno bisogno di motivazioni, o te le danno la tifoseria che è numerosa e quindi ti spinge ogni volta a dare il massimo, oppure te la dà quelle partite importanti, e quindi probabilmente oggi loro, dopo aver vinto a Cesena, avevano un pochino la pancia piena, e è arrivato il Montegiorgio che in classifica, insomma, è salvo, è una posizione centrale, e pensavano forse di vincerla facilmente. Invece per il Montegiorgio era una partita da coltello tra i denti. Da coltello tra i denti, perché affrontavano una delle squadre più forti del campionato. Certo. Andiamo a vedere i due episodi da Moviola, poi rivediamo anche la bella parata di Shiba e ce la descrive tecnicamente Gianluca, però prima gli episodi che hanno portato ai due calci di rigore, peraltro falliti entrambi. Partiamo dal primo, quello concesso al Pineto, se non erro. Eccolo qua, c'è questo contatto tra Ghiani da una parte e Mazzei dall'altra. Ghiani protesta tanto. Presidente, che ne pensi? Io penso che con il piede sinistro agganci il piede destro di Mazzei. Sì, sì, lo aggancia. Forse non lo fa volontariamente, però il contatto c'è, il giocatore del Pineto insomma perde l'equilibrio, va a terra, e quindi questo è calcio di rigore. Lui non riesce a trattenere la palla va avanti, il giocatore gli passa davanti senza fare fallo, lui rimette la gamba tra le due del giocatore del Pineto e lo manda a terra. È un fallo che non è facile vedere, faccio i complimenti, sì, all'arbitro. Lo rivediamo? Sì, sì. Io nel calcio non capisco come si riesca a dare un rigore del genere e poi non si riesca a dare la punizione di Barlafante che abbiamo visto di Isernia, che è colossale. Però questo l'arbitro sicuramente è stato bravissimo a dare il calcio di rigore. Flavio Fantozzi della sezione di Civitavecchia. Vediamo adesso l'altro episodio, quello che porta al calcio di rigore per il Montegiorgio. Il contatto è tra Marini e Albanesi. Albanesi mette giù il pallone e anche in questo caso mi pare che non ci siano tanti dubbi. No, nettissimo. Il giocatore anticipa il movimento, porta via la palla, il difensore pensa di prendere il pallone, prende la gamba dell'avversario e calcio di rigore. Certo. Vediamo, lo rivediamo ancora una volta questo calcio di rigore che c'è. Vediamo la parata di Shiba. Gianluca ce la descrivi, perché di primo acchitto sembra una parata con le mani. Sembra. Poi rivedendolo bene si nota che la parata, altro che con le mani, è fatta con il piede sinistro. Vediamolo. Maurizio, ok. Parte il giocatore del Montegiorgio e ci vuole riflesso lì. Che cosa ci vuole lì per fare? Io la posizione in cui stavo in banchina, cioè ce l'avevo proprio la visuale perfetta. Mm-hmm. Quindi ho visto proprio che lui ha scelto un angolo. Poi quando, non so, sembra che un po' scivoli qui Marchionni, sì, sul calcio di rigore. Quindi la palla non ha preso proprio una traiettoria perfetta. Lui è stato bravo a comunque cercare di, sia con la mano di richiamo che con il piede, di intercettare questo pallone. Certo. Diciamo che è stato un riflesso, sì. Sì, bravo, molto 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 bravo. Comunque, terminata, la rivediamo questa bella, bella parata, terminata 0-0, e invece piena di gol, ricca di gol e anche di episodi da Moviola, la sconfitta purtroppo del Francavilla 3-2 sul campo della San Giustese, il servizio di Stefano Recanati.
Sfida per un posto nei playoff, poi l'andata in scena al Comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto tra San Giustese e Francavilla. La squadra locale guidata da Sinigalliesi ha bisogno di una vittoria per non perdere quasi definitivamente il treno per gli spareggi e si schiera con il consueto 4-2-3-1 con Argento al posto dello squalificato Sciba, Pezzotti, Cerone e Tizi a sostegno dell'unica punta che dira. Il Francavilla arriva nelle Marche con problemi nel reparto arretrato visto l'assenza di Bosco e Cafiero con Rachini che schiera al loro posto allora Gallo e Nazzari subito negli 11 di partenza a centrocampo recuperato bene con Bedino e Milizia in avanti tanta fantasia con Palumbo, Banegas e Dos Santos. La prima occasione del match arriva al sesto minuto ed è di Marca Abruzzese con Banegas che scambia con Palumbo ma la conclusione del fantasista giallorosso è debole per impensierire Chiodini. Tre minuti più tardi la squadra di Rachini protesta per un fallo di mano di Sant'Agata ma non è dello stesso avviso Cardella di Torre del Greco ma al 26esimo si sblocca la gara in favore degli abruzzesi. Banegas trova Palumbo al limite dell'area di rigore, il fantasista napoletano calcia di precisione e trova l'angolino con l'estremo Chiodini immobile. Ma un minuto più tardi la San Giustese ha l'occasione di pareggiare subito l'incontro. Cerone serve un pallone d'oro a che dire che praticamente solo davanti a Spacca sbaglia il più facile dei gol. Il Villa sembra poter gestire questo primo tempo ma al 32esimo arriva il gol del pareggio e bravo Camillucci a trovare che dire che in area di rigore viene atterrato da Spacca con l'arbitro Cardella di Torre del Greco che assegna il rigore e spelle il numero 1 giallorosso, espulsione che fa infuriare e non di poco i giocatori di Rachini. In porta va Natale a fargli posto l'autore del gol Palumbo. Sul dischetto si presenta Cerone che spiazza Natale. La partita prende un'altra piega con la San Giustese galvanizzata dall'uomo in più e al 34esimo che dirà ancora l'occasione di mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori ma è bravo Natale a opporsi all'attaccante marchigiano. Nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo il Villa rimette la testa avanti, Banegas in azione solitaria entra in area di rigore e viene atterrato da Argento con il direttore di gara che assegna il secondo rigore di giornata dagli 11 metri realizza lo stesso fantasista argentino. La ripresa parte con la San Giustese che manda in campo Boacà per Tizi ma al sesto minuto che dira si divora il gol del pareggio, bravo Cerone a mettere il giovane rossoblu a tu per tu con Natale che compie un vero e proprio miracolo ma i marchigiani premono e al nono arriva il pareggio, uscita un po' avventata del portiere Natale con il pallone che arriva sui piedi di Pezzotti che in diagonale ristabilisce la parità. Al 17esimo ancora occasione per il rossoblu con Argento che da due passi sbaglia il tapin con la palla che finisce alta sulla traversa. Al 25esimo primi cambi per il Villa con Buppe e Bologa che prendono il posto di Samuel Di Renzo e Bedin ma al 36esimo arriva il sorpasso rossoblu, cross di Cerone che pesca in aria Scognamiglio che di testa trafigge Natale per il gol del 3-2. Il Villa in difficoltà per l'uomo in meno al 35esimo l'occasione di pareggiare con Fabrizi ma il suo tocco sottoporta è debole centrale per la parata facile di Chiodini. 5 minuti assegnati dal direttore di gara dove il Villa prova a raggiungere il pareggio ma la poca lucidità non porta risultati positivi. Con questa vittoria la San Giustese raggiunge a 51 punti proprio il Francavilla e domenica il Vallanzuca, altro match d'alta quota contro la Recanatese. Forse c'era il rigore senza espulsione oppure dei gol non calci il mio portiere, perché ripeto fino a quel momento la mia squadra aveva interpretato molto bene la partita, eravamo andati sopra, abbiamo anche creato i presupposti per andare sul 2-0, poi è normale che sia tutt'altra partita. Ci hanno pareggiato e poi comunque nonostante tutto l'inferiorità la mia squadra è ripassata in vantaggio, certo poi gestire per 90 minuti 60 minuti di inferiorità numerica diventa difficile, però ripeto noi là dietro qualche errore di troppo l'abbiamo fatto e quindi dobbiamo analizzare quello. Io di solito non mi piace parlare degli arbitri, è una partita che secondo me in 11 contro 11 la portavamo a casa, purtroppo questo è accaduto quello che è accaduto e analizziamo un'altra partita. Non parlo mai degli assenti, insomma questo è un gruppo che ha dimostrato anche in momenti difficili di fare ottime prestazioni e fino al 35esimo la mia squadra penso che stava benissimo in campo, giocava bene, ha fatto gol e ha creato i presupposti per raddoppiare. Poi, ripeto, l'inferiorità numerica ci ha tagliato un po' le gambe. Il vantaggio numerico ci ha favorito, però fino a quel momento avevamo fatto una buonissima partita, meritavamo di essere in vantaggio, abbiamo creato tante belle occasioni che non abbiamo concretizzato, però la squadra ha fatto bene, ha preparato la partita bene, sono stati sempre comunque lucidi in tutte le situazioni e devo dire che è un premio a tutti loro perché hanno profuso per tutta la settimana, in tutto questo periodo comunque una serietà, una professionalità altissima. La cosa più importante di oggi
è che questa vittoria ci dà ancora la possibilità di goderci questo sogno che è bellissimo. Francavilla è una squadra fortissima, io credo che davanti sia una delle squadre più forti in assoluto, con delle individualità veramente di altissimo livello. Se pensavate che noi potevamo fare una passeggiata, mi sa che avevate sbagliato campo, magari c'era qualche altra partita da andare a vedere. Ha detto tutto lei, cioè per noi questa vittoria non è importante per il sogno playoff, è importante per continuare ad allenarci, ad impegnarci, cullando un sogno, ma fondamentalmente che ci dà la possibilità dopo 2 anni di continuare a sperare in qualcosa che era insospettabile all'inizio. E allora 3-2 tra San Giustese e Francavilla, e intanto un bel messaggio per Gianluca Parente: Pratola, non ti dimentica, è stata un'annata, vabbè, terminata con la retrocessione, quella col Nero Stellati, però... Però mi ha dato la possibilità di mettermi in luce, comunque è stata un'annata che è personalmente soddisfacente. Perfetto. Intanto saluto nella postazione che tra un po' sarà di Andrea Costantini, la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Poi nell'ultima parte con te parleremo di Renate Teramo, però tanti episodi da Moviola in San Giustese Francavilla e voglio il vostro commento. Partiamo, c'è una prima protesta del Francavilla che chiede un mani in area di rigore e fallo eventuale di Sant'Agata, che però forse non tocca neanche con la mano. Assolutamente non è rigore. No, non c'è. Andiamo adesso agli episodi più quelli tosti della giornata. L'espulsione di Valerio Spacca e calcio di rigore per la San Giustese. Fallo su Chedira. Mette in rete Pezzotti, ma l'arbitro, ci ha detto il nostro Stefano Recanati, che oggi era a Monte San Giusto, aveva già fischiato, quindi era già a gioco fermo. Gianluca, voglio da te un commento su... che sia fallo è fuori discussione, il pallone passa e lui no. Sull'espulsione. Sull'espulsione più che altro, perché abbiamo sentito Rachini anche un po' arrabbiato, perché sì, questa perché... è arrivata veramente, non dico all'inizio partita, però nel primo tempo, e Francavilla praticamente ha giocato tutta la partita in 10. Sì, perché comunque la regola è stata cambiata, quindi cioè, il portiere va per prendere il pallone. Nel caso ci dovesse essere il fallo, comunque non è mai rosso, cioè si dà il giallo, perché non è un fallo intenzionale. Quindi l'espulsione cioè, penso sia ingiusta, quindi ha gravato molto sull'esito della partita. Possiamo dire che da regolamento ingiusta? Cioè, sì, perché la regola afferma che comunque il portiere cioè, in questo caso va per prendere la palla. Poi se commette fallo, comunque non è un fallo intenzionale, quindi certo. Non vedo perché ci dovesse essere il rosso. Espulsione che ha condizionato la partita, presidente. No? Cioè io al posto del presidente Candeloro sarei molto arrabbiato. Eh sì. Altro episodio da Moviola, lo vediamo, è il calcio di rigore assegnato al Francavilla. Fallo di Argento su Vanegas, lo vediamo, c'è questa strattonata, e che ne pensate? No, questo è avvenuto dopo il rigore del Francavilla? Sì. Quindi l'arbitro ha capito che ha sbagliato, quindi ha compensato, ha sbagliato 2 volte. Gianluca? C'è una piccola trattenuta, e magari è stato bravo a rubare diciamo, questo rigore, l'attaccante. Però non si danno rigori molto più evidenti di questo, sì. Sennò ce ne sarebbero 4-5 a partita. Quindi io sono molto schietto. Propendo per la sua valutazione. Sono molto schietto in queste cose, perché tanto oramai quello che è successo, però... Qui è evidente che l'arbitro cerca di pareggiare gli errori, sbagliando 2 volte. Purtroppo è quello. L'arbitro era Costantino Cardella della sezione di Torre del Greco, e dunque adesso il Francavilla sarà anche privo di Spacca, che è stato espulso questo pomeriggio. Va bene, andiamo a Lecce un attimo, se c'è il collegamento, perché prima l'ho visto in bassa frequenza. Paolo Renzetti, eccolo qua nella notte del Via del Mare. Paolo, ti abbiamo intravisto. Vediamo le persone che entrano per questo posticipo di Serie B. Ciao Paolo, le formazioni sono ufficiali, ti do la buona serata, a te anche a Gaetano Terio che ti supporta tecnicamente. Dacci le ultime.
Sì, grazie, grazie Jacopo. Buonasera dallo stadio di Via del Mare di Lecce. Alle mie spalle c'è la tribuna dell'impianto salentino, pubblico delle grandi occasioni questa sera per la sfida tra la formazione di casa ed il Pescara. Ricordiamo il roboante 7-0, risultato tennistico ottenuto proprio da Lecce una settimana fa nel recupero, 8 giorni fa per la precisione. Sì, infatti più che tennistico con l'Ascoli, dunque un Lecce in grande forma che riceve la visita del Pescara, Pescara che nell'ultimo turno prima della sosta aveva pareggiato allo stadio Adriatico con il Cosenza. Subito le formazioni che credo Jacopo avrete già fatto vedere voi comunque in grafica, ma ricordiamo a beneficio dei nostri telespettatori che si fossero... Per primo. Ah, perfetto, allora possiamo dare in esclusiva le formazioni, due schieramenti, partiamo da Lecce, schieramenti speculari, 4-3-1-2 per il Lecce ma anche per il Pescara. Partiamo dalla formazione di casa, il Lecce che si schiera con Vigorito in porta, Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni in difesa, Petriccione, Taxidis e Tabanelli a centrocampo, Mancosu sulla tre quarti a supporto delle due punte che sono Lamantì e Falco. Per quanto riguarda la panchina della squadra del tecnico Liverani ci sono Bleve, Ricchi, Riccardi, Di Matteo, Cosenza, Rigoni, Tuminello, giocatore cercato anche dal Pescara nel mercato ultimo di gennaio, Aie, Palombi, Mariano, Saraniti, Felici e Maier. Il Pescara risponde con due novità, anzi con due novità per quanto riguarda la difesa che comunque erano state annunciate alla vigilia, ma con importanti rientri di giocatori che erano stati assenti nelle ultime gare. C'è Pinto e questa è la novità assoluta perché Pinto è all'esordio proprio in questa stagione con la maglia del Pescara, non è mai sceso in campo e lo farà questa sera proprio nella gara con il Lecce. Ma andiamo a vedere dunque lo schieramento del Pescara, Fiorillo in porta, Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio e appunto Pinto in difesa, Memusciai, Bruno e Crecco a centrocampo, Brugman che torna dopo l'infortunio sulla tre quarti con Marras e Mancuso che sono le due punte. Vediamo anche la panchina della formazione adriatica con Castrati, Del Grosso, Gravion, Monachello, Capone, Bellini, Balzano, Bettella, Perrotta, Antonucci e Del Sole. Dirigerà l'incontro il signor Ross della sezione di Pordenone. Dicevamo Jacopo, grande entusiasmo a Lecce, verrà battuto il record di presenze questa sera per la gara con il Pescara, record di 12.196 spettatori, questa sera se ne prevedono quasi 14.168 i tifosi del Pescara, tanti sono stati i tagliandi venduti fino alle 19 di ieri sera in Abruzzo. Due ultime note prima di restituirti la linea, gara degli ex sul fronte leccese, due sono in campo, ex biancazzurri, parliamo di Venuti che è stato quasi una meteora in biancazzurro ma per problemi fisici e poi c'è Falco, anche lui poche partite con la maglia del Pescara sempre per problemi fisici e poi altri due ex, Bovo e Fiamozzi che invece sono infortunati e che dunque saranno in tribuna. Ricordiamo nel Pescara le assenze di Canutè e soprattutto di Melegoni che ha finito anzitempo la sua stagione per un grave infortunio. Se non ci sono ulteriori domande, Jacopo, per il momento io potrei restituirti la linea. Grazie, grazie Paolo, grazie a te, grazie a Gaetano Tereo, vediamo te e nel dual box anche lo stadio Via del Mare di Lecce che si riempie ovviamente alle 21. Iniziamo la cronaca della partita con Andrea Costantini, con gli ospiti in studio, con Paolo Renzetti ovviamente, tutto in diretta, anche le interviste in diretta dalla sala stampa del Via del Mare. Ci vediamo all'ultimo servizio di Serie D, poi facciamo un rapido commento con i nostri ospiti, sono stati gentilissimi e li liberiamo ovviamente, anche per loro è stata una domenica di campionato e quindi è giusto che vadano, soprattutto il presidente perché il Giulianova da qualche ora parte e quindi è giusto così. Vediamoci però una nota stonata, la sconfitta dell'Avezzano contro la Recanatese per 2-1, vediamo. La Recanatese conquista il 12° risultato utile consecutivo e la quarta vittoria in altrettante gare, ma quanta fatica per battere un coriaceo avezzano che, soprattutto nel primo tempo, ha dato filo da torcere ai padroni di casa.
Dopo un buon inizio degli abruzzesi, la Recanatese passa alla prima occasione. Corre il nono minuto quando Raparo propone un cross dalla sinistra che trova il solissimo Borrelli che al volo mette la palla in rete. Al tredicesimo minuto è subito reazione degli abruzzesi con una punizione di De Rocis che però non sortisce effetto. Al ventisettesimo grande occasione per la Recanatese. Pera serve Sivilla che tira però in bocca a Fanti. Un minuto dopo corner di Grazioso, tiro di Manari ribattuto, poi sul proseguo dell'azione conclusione di Grazioso che finisce in angolo. Al 38esimo tentativo di Manari facile per Piangerelli. Al 41esimo Sivilla va in contropiede, cross in mezzo, Ferrante respinge, poi Borrelli va a botta sicura ma il pallone è deviato in corner. In pieno recupero il pareggio degli abruzzesi. Nodari colpisce di mano al limite dell'area, l'arbitro fischia la punizione, sul pallone si presenta Manari che con una magistrale esecuzione mette la palla all'incrocio dei pali e fissa il risultato sull'1-1 alla fine del primo tempo. Nella ripresa buon inizio degli abruzzesi con una conclusione di Padovani leggermente alta. Al settimo azione corale della Recanatese con Raparo che serve Lombardi il cui tiro è alto. Un minuto dopo Pera lotta con Di Gianfelice e tira però sull'esterno della rete. Al decimo grossa doppia grande occasione per la Recanatese, prima è Sivilla a trovare Fanti alla respinta, poi Borrelli ad esaltare il portiere bianco-verde. Al dodicesimo altra grande occasione Recanatese, lancio millimetrico di Borrelli per Sivilla che però appoggia a Fanti. Al 44esimo il gol vittoria, cross dalla destra di Borrelli, Pera ci prova ma viene ribattuto, poi sul pallone vagante si avventa Sivilla che si gira e mette il pallone all'incrocio dei pali, è festa Recanatese che mantiene il terzo posto allungando sulle inseguitrici. Piccolo problema quando le squadre stanno uscendo dal campo, Dosa cade, crolla a terra ma poi soccorso si riprende dopo qualche minuto. Bene, veramente è dura da digerire perché comunque i ragazzi stanno dando tutto, evidentemente non basta perché bisogna dare un qualcosina in più a livello forse di attenzione, però ci stanno mettendo anima e cuore e quindi questa sarà una sfida ancora più bella da vincere. Detto bene, io sto vedendo sto campionato dal campo, fino adesso l'ho visto dalla tribuna e non me ne vogliono i colleghi, mi sembra un po' mediocre come campionato, però squadre come la Recanatese, come il Francavilla e il Pineto le avrei volute vedere molto più in alto e quindi non lasciare a Mateli che a Cesena la facilità di percorrere un percorso per vincerlo. Ci siamo abituati un po' a sprecare occasioni, però l'importante, come ho sempre detto, è creare occasioni, perché poi prima o poi la palla va dentro, diciamo che è arrivato proprio sul filo di lana, però sono contento soprattutto che abbia fatto gol Sivilla, che in precedenza aveva avuto altre due possibilità facilissime per lui e non l'aveva messa a segno, perciò sono convinto che gli possa dare stimoli e fiducia per il futuro, perciò è stato un gol importante, frutto comunque di una buona prestazione di tutta la squadra contro un avversario che sapevamo insomma che si giocava molto. Com'è? Che si giocava molto? Sì, no, si giocava tanto, è una buona squadra, una squadra propositiva come avevo detto in settimana, perciò ci poteva stare alcune situazioni, l'unica cosa che meritavamo di chiudere prima la partita, un po' per delle segnalazioni molto dubbie, per non dire altro. E allora, Presidente, l'Avezzano adesso è difficile risalire la china, eh? Sì, ma oggi aveva una partita molto, molto difficile. Penso che la Recanatese, dopo il Cesena, sia la formazione più attrezzata, specialmente in attacco. Insomma, prima parlavano dell'attacco del Francavilla, ma penso che quello della Recanatese ha dei giocatori incredibili. Borrelli, sì, tanta sì. Roba, eh? Sì. Come se ne esce da una situazione del genere, Gianluca? Come bisogna stare? Quanto esatto. Uniti bisogna stare in questo momento da Avezzano? Io credo che comunque la partita di oggi che hanno affrontato è stata decisa da un gol su più ribattute, dopo una parata del portiere comunque poi diciamo la palla è finita dentro.
Comunque io penso che è una buona squadra e se giocheranno ogni partita con questa intensità io sicuramente credo che qualche risultato in più lo otterranno, perché comunque hanno fatto una bella partita. Noi ovviamente ce l'auguriamo, ovviamente l'auguriamo a tutta la società biancoverde, a Gianluca Colavitto. Speriamo insomma che possano trarsi d'impaccio. Vediamo adesso, visto che siamo praticamente in chiusura, ve l'avevo detto che questa sera dovevamo andare un po' di corsa e che i tempi sarebbero stati ristretti. Vediamo il prossimo turno del campionato di Serie D. Avezzano Isernia, Castelfidardo Pineto, Cesena Montegiorgio, Francavilla Recanatese, Giulianova Vastese. Partita bellissima. Magari sarà anche una bella giornata, insomma, da non perdere. Materica Jesina, Agnonese Campobasso, Notaresco Forlì, San Maurese Savignanese, San Giustese Sant'Arcangelo. Io saluto e ringrazio e do l'in bocca al lupo a Gianluca Parente. Ciao Gianluca, grazie mille, per essere tornato nei nostri studi. Ovviamente ti auguriamo di rivederti da primo portiere. E grazie e in bocca al lupo va da parte nostra a nome di tutti i tifosi abruzzesi, poi non ci sono divisioni, a Giulianova e al presidente Bartolini. Presidente, grazie, grazie. In bocca al lupo per mercoledì, perché grazie, insomma, rappresenterete l'Abruzzo nella semifinale di Coppa Italia e speriamo che possiate tornare dal Franco Scoglio di Messina. Speriamo, che potremo rappresentarlo nella finale. L'Abruzzo. Esatto, speriamo insomma che torniate con una bella notizia. Intanto vantaggio della Lazio a Milano contro l'Inter 1-0, così proprio in chiusura, bruciapelo me la date questa notizia, proprio per risollevarmi il morale e l'animo. Anya, vengo da te, perché ho prima, dopo aver ringraziato i nostri ospiti, ci vediamo al tuo servizio 0-0 tra Renate e Teramo e poi rientriamo per i commenti. Il Teramo dà continuità al successo in trasferta contro la Gian Erminio. A Meda contro Renate finisce 0-0 ed è un punto prezioso in ottica salvezza per i biancorossi, che salgono così a quota 38 punti. Il Teramo è ancora in versione 3-5-1-1, con Proietti che stringe i denti dopo la leggera distorsione al ginocchio destro e scende in campo in cabina di regia. Sparacello è preferito ad Infantino, che tornerà però in campo dopo il forfè di Gorgonzola nel corso della ripresa. Il primo tempo è da sbadigli, le due squadre stanno più attente a non farsi male che ad affondare. Il Renate dovrebbe fare qualcosa in più, considerata la classifica peggiore rispetto al Teramo, ma solo Rossetti nel finale impegna Pacini. La ripresa offre qualcosa in più ai presenti. Al 18° il Teramo sale su azione manovrata. Sparacello lascia Proietti, che da buona posizione però non trova lo specchio della porta. Un minuto più tardi è Caidi ad andare vicino al gol, con Cincilla che però si fa trovare pronto. Il Renate risponde prima della mezz'ora, prima con una conclusione dalla distanza di Venitucci che Pacini alza in angolo. Poi Pavan gira il successivo calcio d'angolo verso la porta, ma l'estremo biancorosso non si fa sorprendere. Maurizi prova a cambiare qualcosa mandando in campo Persia, Giorgi e Armeno al posto di Spinozzi, Spighi e De Grazia. Nel finale il Renate prova a premere di più rispetto ai biancorossi, ma di occasioni concrete non ce ne saranno. E invece molto concreto il punto che il Teramo si porta a casa per dare continuità alla propria risalita in classifica. Domenica prossima, dopo due trasferte consecutive, si tornerà a giocare al Bonolis. Non ci sarà De Grazia, che era diffidato e Ameda ammonito. E allora, Aya, vengo da te. Partita bruttina, dai. Beh, sì, decisamente bruttina, ecco, per descriverla così. La sostanza, quella più importante, è che il Teramo ha portato a casa un punto, secondo me, che pesa in ottica salvezza, perché comunque consente alla formazione di Maurizi di fare un passettino in avanti in classifica, salire a quota 38 punti. Insomma, dopo la sconfitta contro la Virtus Verona in casa, uscire da due trasferte consecutive con 4 punti credo che sia un ottimo bottino. È chiaro che se dobbiamo andare a guardare la prestazione e le occasioni, ovviamente si poteva fare di più sì. Per quanto riguarda il Teramo, perché il Renate, che avrebbe dovuto fare qualcosina in più, non ci è riuscito. Ha avuto grosse difficoltà. D'altro canto, il fatto che non vinca in casa da dicembre ne è insomma, la conferma esplicita. Il Teramo non è riuscito a fare di più di quello che poi è riuscito a mettere in campo, però non credo che si debba fare drammi. Credo che sia un punto importante, come ribadisco, per la classifica, per l'obiettivo salvezza. Se si guarda più in alto all'obiettivo playoff, è chiaro che è stata un'occasione persa, ma non credo che sia questo il caso del Teramo. No, neanche io. Credo che sia questo il caso e ti chiedo allo stesso tempo se questo schieramento con un centrocampista in più e una punta in meno
può essere riproposto nelle prossime trasferte, dove il Teramo va decisamente meglio rispetto a quando gioca in casa e dove avrà adesso trasferte importanti, no? Perché avrà il Pordenone, avrà la Triestina. Beh, io credo che in trasferta sia il modulo che sicuramente utilizzerà Maurizi. In casa forse il Teramo può permettersi anche di schierare le due punte, tra l'altro domenica prossima non ci sarà De Grazia perché è stato ammonito ed era in diffida, quindi comunque dovrà saltare la gara contro il Vicenza. E sono curiosa di vedere se adatterà qualcun altro nel ruolo di trequartista e quindi per confermare il 3-5-1-1 oppure tornerà alle due punte con, non lo so, un Infantino e uno Sparacello per il consueto 3-5-2 che già in precedenza insomma spesso abbiamo visto. Credo che però in trasferta il Teramo abbia un maggiore equilibrio avendo un centrocampista in più. Forse perderà qualcosa dal punto di vista delle occasioni? Probabilmente sì, però i numeri dicono che nelle ultime, prima di questo pareggio il Teramo ha vinto 3 volte, sì. Quindi non è tutto automatico, molto fanno comunque le variabili di ogni gara, ogni partita ha degli episodi che possono essere ovviamente decisivi, quindi credo che in trasferta sì, sia quello il modulo, in casa forse domenica prossima vedremo anche qualcosa di diverso, complice l'assenza di De Grazia. Questo Teramo esce da questi 4 scontri diretti con 7 punti. Gli diamo lo stesso voto in pagella per queste 4 partite? 7? Beh, secondo me sì. Secondo me sì, c'è stato il passo falso casalingo contro la Virtus Verona che ovviamente non è stato il massimo, essendo però una gara casalinga. Però il Teramo ultimamente ha avuto sempre un percorso inverso rispetto a quello che uno ci si potrebbe aspettare da una squadra che deve salvarsi, cioè molto bene in trasferta, molto male in casa, almeno nell'anno 2019 dove ha vinto solo una volta contro il Rimini. Nelle gare che mancano, nelle 5 gare che mancano, forse questo potrebbe essere l'obiettivo, magari cercare di migliorare il rollino di marcia in casa. Le due trasferte che ci saranno sono impegnative, contro il Pordenone e contro la Triestina, sì, se non ricordo male, quindi di conseguenza la prima e la seconda della classifica non sarà facile insomma andarle ad affrontare in casa loro. Di conseguenza appunto il cambiare un ruolino di marcia che fino a questo momento non è stato idilliaco in questo anno nuovo credo che sia importante, già vincendo domenica prossima in casa contro il Vicenza, e mi sbilancio perché il Teramo prima o poi deve compensare i KO che sono arrivati al Bonolis ultimamente, vincendo salirebbe a quota 41, sì. E quindi magari non ci sarà la matematica salvezza, però sarebbe praticamente fatto. C'è anche un episodio da Moviola in questa partita, che lo descrivi? Sì, che tra l'altro a me Andrea era sfuggito in presa diretta, ma tu sai bene poi tra le tante cose possono anche sfuggire quando non sei presente sul terreno di gioco. C'è stato questo pallone calciato da Celli verso Infantino con Priola che sembra controllare con un braccio, non so se prima colpisce di testa su Infantino che va. Proviamo a rivederlo. Su Infantino che va in contrasto su di lui, tra l'altro le proteste portano all'allontanamento del vice allenatore Edmondo De Amicis, proteste proprio per questo episodio. Si alza questa parabola a palombella. Devo essere sincera, io il colpo di testa tanto non lo vedo. Nemmeno. Non so se c'è stato un controllo di petto. Vediamo un po' frame by frame. Ma io vedo solo una mano larga, ti dico la verità. Non so se il direttore di gara ha visto prima un controllo di petto e poi un controllo di braccio, cosa che tu sai se bene. Ha visto questo, ha visto male. Hai visto bene i trascorsi in Serie A tuoi, quindi sai bene. Dico, vabbè, petto, mani, petto, coscia, vabbè, lasciamo perdere in Serie A. Voglio dire, però è chiaro che il dubbio rimane. A me sembra più braccio che petto. Anche a me. Però devo dire la verità. Magari da lontano ci sembra male, ecco, non saprei. Sì. Però... Senti, visto che ne abbiamo, lo vediamo protagonista in questo episodio, Infantino oggi partito dalla panchina, poi è entrato, come si è mosso?
Ma non ha avuto grandi palloni giocabili, a dire la verità. Ha fatto soprattutto lavoro sporco quando ha potuto, ha cercato un po' di fare a sportellate, però di palloni giocabili non ce ne sono stati. Pensavamo magari che con l'ingresso di Infantino al posto di Sparacello il terreno potesse allargare un po' di più sulle fasce, sugli esterni, per arrivare al cross proprio per Infantino, però praticamente non ci sono state grossi tentativi né da parte di Ventola né da parte di Celli. Quindi la buona notizia è che è tornato in campo Infantino, che si è ripreso e quindi sarà ovviamente a disposizione e credo anche titolare domenica prossima contro il Vicenza. Per il resto poco altro per quanto riguarda la sua prestazione. Vediamo il prossimo turno rapidamente, perché poi dobbiamo lasciare spazio a Diretta Stadio. Fano Renate, altro dei tantissimi scontri diretti. Albino Leffe Rimini, altro scontro diretto. Ferrarpi Salovi Spesaro, Fermana Ternana, Gianemio Monza, Gubbio Triestina, Ravenna Pordenone, Suttirol San Benedettese, Teramo Vicenza, Virtus Verona Imolesi. Sarà la giornata numero 34. Ania, grazie. Grazie a voi. Grazie per essere stata oggi pomeriggio e questa sera ospite, cioè di averci descritto questa partita di Meda tra Renate e Teramo. Ovviamente di Teramo continueremo a parlare martedì sera a partire dalle ore 21. L'Abruzzo del pallone si ferma qui adesso, non cambiate canale, qualche minuto di pubblicità, poi al posto di Agnes sarà Andrea Costantini e poi anche due ospiti, e Paolo Renzetti al Via del Mare, per vivere insieme i 90 minuti e anche qualcosa in più di Lecce Pescara. L'Abruzzo del pallone torna domenica prossima. Buona serata.